Buongiorno, allora oggi faccio colazione, ora vi spiego dopo anche perché sono a casa, con il latte di riso e i rimasugli del mio pane fatto in casa che non aveva lievitato ma comunque buonissimo. Ho sempre dei capelli così fantastici di prima mattina. Allora, non è mai prima mattina in realtà, è mezzogiorno e 20. Allora, oggi sono a casa, è il primo giorno di autogestione e la colazione l'avete vista era delle 9 e quindi in realtà è già da un po' che non registro. Comunque, oggi, boh, oggi è il primo giorno di autogestione, dicevo, e finalmente, quindi rimango a casa questi giorni, non so se andrò qualche volta o cose del genere, perché devo, perché, boh. Perché studio in realtà, perché appunto durante da sabato inizierò i corsi di medicina, quelli uguali a quelli che ho fatto quest'estate, però all'inizio da sabato e li fanno anche durante il periodo invernale e niente, quindi mi sto preparando un po' di cose, quindi lì a scuola dovrei andare, in realtà faccio assenza, però non c'è lezione, ci sono dei corsi, quindi preferisco magari la maggior parte del tempo dedicarmi allo studio, a rivedere alcune cose di chimica e di biologia. E nulla, e quindi oggi sto a casa, ancora non so bene quello che faccio. Oggi tra l'altro è il compleanno di Mimmi, la festa non la fa oggi, fa 18 anni, sta diventando grande, e non fa la festa oggi, la fa venerdì sera, però oggi io in realtà volevamo pranzare insieme, però un po' piove, poi Giulia sta male, quindi lei rimane a casa e quindi mi è saltato il pranzo, però vabbè, in realtà non sto troppo bene con la pancia, per cui da alcuni punti di vista sono anche abbastanza contenta. E niente, mi sto dedicando appunto allo studio della chimica oggi, sto riguardando qualcosa fino a Bohr, non so se conoscete, per chi di voi magari fa il classico, no, vabbè, no, il classico penso di sì, però magari no, però sicuro le ragazze dello scientifico sanno chi è Bohr, maledizione. E magari anche le altre, sinceramente non li so i programmi. E nulla, e mi ascolto le canzoncine di Elf. Perché ieri mi sono vista parte del film, in realtà mi sono abbioccata, quindi ne ho vista poco, però niente, me lo sono visto e quindi me ne sono innamorata, io me ne innamoro tutti gli anni e quindi mi sono detto, ma perché non mi cerco le soundtrack, la soundtrack? E quindi me le sono cercate e ora me le sento di sottofondo perché vabbè, cioè non penso ci siano canzoni più natalizie di quelle. Vado a finire di studiare, va? A più tardi. Devo troppo mostrare con la luce naturale. Quanto è carino. È un po' ingombrante sul comodino, però è troppo bello. Questo non mi piace, è troppo in basso. Tirati su. Metodi alternativi. Dai, fa troppo. Boh, è troppo me. Proviamo il caffè in edizione limitata della Nespresso. Non so se voi avete la Nespresso a casa, non siete niente con sta luce. Va bene, comunque quello a Apple Crumble. Qui c'è una lampada. Oh. Apple Crumble. Dio, volano salte, capsule. Ma è calda bollente la lampada.
dovevi provare, dove devo farti un assaggiare. Che fa? Prima lo prendi? Certo, dici, mi fa un caffè? Prima. Allora, l'odore sa particolarmente di mela, ma tanto. Figo, sa di mela, non sa mai di apple crumble, sa di mela chimica. Sa tipo, sai di cosa, ma? Di, ci sente il succo di mela limpida? Quella che mi prendevo una volta? Beh, io sinceramente non lo so perché non l'ho mai preso. Vabbè, però te lo ricordi che lo prendevo? Sì. Sa di quello col caffè. Non lo trovo particolarmente natalizio. Vabbè, guarda che, però è meglio questo di quello al... come si chiama? Quello al mirtillo che era uscito, che faceva un po' schifo e piaceva solo ad Annalisa. Se lo fini lei. Continuando a mettere tutto a posto, vi volevo far vedere. Guardate com'è ordinata ora. Sono così contenta. Solo che mi devo disfare ancora di quella roba. E di quella roba ce la posso fare. La mia camera sta buttando fuori una quantità di cose indecenti. Mamma mia, insopportabile tutto ciò. Ciao, lo so che non si vede niente, però... aspetta, chiudiamo lì. Ecco, aspetta. No, no, non vedi. La sigla. Lo so. Io, Ale, il canetto, andiamo a fare agility anche oggi col freddo, gelido e la pioggia, perché nulla ci ferma, siamo troppo figli di tutto il mondo. E nulla, quindi noi andiamo, troveremo tantissimo traffico a causa pioggia, freddo, vento, orario, di tu punta, uccideri tutti i pedoni in mezzo alla strada, vai, tipo strike, ah! E nulla, e a più tardi stasera, si vede qualcosa? Abbastanza. Allora, siamo tornati a casa. Io mi sono fatta la doccia e sono in condizioni veramente pietose. Sono in pigiamino, profumo, con i capelli bagnati. Sono bella anche così. E lui prepara la cena. Io, hai già buttato giù? Yep. Allora, io devo pensare a cosa mangiare. Nulla. Io direi hamburger di Seitan. Ora non si vede niente perché qui non c'è nulla. La luce del frigo ci illuminerà. Sto morendo. Io mi sento gonfia. Vabbè, non vorrei che ti sei panzia. Che devo dire? Boh, nulla, ma alla fine siamo rimasti a casa. Lui voleva ordinare qualcosa da mangiare, ma alla fine non l'abbiamo ordinato. Per questione di tempo, perché siamo tornati tardissimo. E si sta facendo uno dei suoi grandi classici. Senti tutti inosservato? No! La pasta col tonno! Col tonno in scatola! Se tua madre comprasse ogni tanto la ventresca di tonno sarei molto più. Vabbè, ma quella cosa è piena di roba strana. Cioè, anche se non fossi vegetariana non la mangerei. È pieno di roba strana? Il seitan. Tu? Ah sì, io sono un po' piena di roba strana, in effetti. Tante cose. Perché e... non fatto l'altra questa roba è buonissima, le zucchine. Sei di una sigla, eh? Ora? Tanto sotto poco c'è American Pie. American Pie fa proprio schifo, amore. Cioè, è uno dei peggio filmacci del mondo. Jim! Vabbè, mi vado a scoprire. Lui si guarda le cagate micidiali. Dai, cioè, è proprio uno dei film più brutti e squallidi che possa esistere. Noi ce lo vedremo a cena. Io finisco di asciugarmi i capelli col mio... Ah! Cioè, ok... Questo phone non mi è stato inviato, non niente di niente, hanno comprato i miei gentili genitori su Amazon. Se cercate un phone, questo è il phone della vostra vita, è della Remington. Cioè, asciuga i capelli in un baleno, cioè, cioè adesso sono metà asciutti ed asciugati 3 minuti. Quindi cioè, meraviglioso, se cercate un phone. Meraviglioso. Va bene, a più tardi. Parte della mia cena: hamburger, zucchine, crauti, poi c'è l'insalata, altri zucchine, altri crauti. La sua non la inquadriamo perché è veramente triste. Polla, di buonanotte alle ragazze, buonanotte. Io mi sono fatta una tazzona di tè, in realtà me l'ero fatto oggi, però me lo sono scordato lì e quindi niente, quindi l'ho scaldato, infatti fuma, infatti il termos è aperto perché sennò è ostinante. È un buonissimo, questo qui è della
Yogi tea. No, non credo. Comunque me l'aveva regalato una mia amica, un paio di bustine. Lo sto finendo, sta di vin brûlé. E niente, ora ci mettiamo a ninna e aspetto che mi tornino a casa perché mi terrorizza un po' stare qui da sola. Non mi piace mai stare da sola a casa. Infatti di solito chiedo sempre ad Ale, vieni, ti prego, vieni, vieni, sei con me, vero Isi? Isi è molto tranquilla. Sempre d'altronde. Non so quanto si veda, quindi chiudo subito stringendo. Domani mi sa che vado a scuola, quindi domani mi porto a scuola e poi domani andiamo a Farfa, quindi mi raccomando, non perdetevi il video prossimo. Che magari farà un po' ritardo nella pubblicazione, però ci sarà sicuramente giovedì, perché io e Ale andiamo a Farfa con Nani. E vabbè, sono troppo contenta. Ciao ragazze, buonanotte.